Io ringrazio veramente tutti i cittadini di Pesaro, ma di tutta la provincia, perché hanno partecipato con entusiasmo. E l'entusiasmo si è sentito ed è stata veramente una festa della Repubblica partecipata da tutti. Eccellenza, la mia veneranda età, ho partecipato a tante feste della Repubblica, ma un discorso così mi permetta, tra virgolette, da madre di famiglia e quasi cittadina pesarese da tantissimi decenni, non ce l'avevamo mai ascoltato. Guardi, ci tenevo molto a sottolineare come ogni istituzione attui i principi fondamentali della Costituzione. Quello che ho cercato di fare, rimanendo sempre poi sul piano dell'umanità e quindi ringraziando anche umanamente le persone che a me sono più vicine. Un discorso sia giuridico, se vogliamo, ma anche proprio umano. È stata una cerimonia organizzata veramente da tanti enti, associazioni. Ringrazio di nuovo il Comune di Pesaro, il Comune di Urbino, la provincia, perché hanno fatto un lavorone e ci sono stati sempre vicini. Ringrazio tutti. La festa della Repubblica è una festa importante per il nostro paese, perché per la prima volta votarono tutti, votarono le donne e scelsero la Repubblica al posto della monarchia dopo la liberazione, la guerra al nazifascismo, e quindi è un momento fondamentale. Da lì poi nacque la Costituente, che ha portato alla Costituzione. Quindi è stato un passaggio fondamentale della nostra identità nazionale e credo che a maggior ragione in questo momento vada valorizzata, come la prefetta giustamente ha voluto fare in grande quest'anno nella piazza di Pesaro. Quindi mai dimenticarci che la Repubblica è stata la prima scelta democratica verso la libertà, l'uguaglianza e verso un sistema politico istituzionale che dà il potere al popolo di decidere. E questo ovviamente è un dato fondamentale che non dobbiamo mai dare per acquisito per sempre. Signor Sindaco, ha fatto un discorso molto trasversale dal punto di vista delle quote rosa. Ci teneva proprio a sottolineare questa partecipazione al femminile, non solo da parte della prefetta, ma proprio di tante forze politiche oggigiorno. Il 2 giugno del 1946 per la prima volta le donne votarono. Sembra incredibile, ma prima non avevano alcun diritto nella vita politica pubblica, sembra incredibile. E oggi, dopo tanti anni, sono stati fatti passi avanti notevoli. Abbiamo una Presidente del Consiglio per la prima volta donna, la capa del principale partito d'opposizione donna, una prefetta donna. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma ancora c'è tanto da fare, perché anche ieri abbiamo assistito all'ennesimo femminicidio tremendo e ogni 3 giorni viene uccisa una donna per una mentalità maschilista, proprietaria nei confronti della donna, che è un male della nostra società che ancora dobbiamo sconfiggere. È stato bello che il prefetto abbia voluto portare questa festa in piazza, in cui c'è stata una grande partecipazione, come speravamo e c'è stata, di cittadini e di sindaci, ed è stata una festa del paese per il paese. Per me anche oggi questa giornata, il 2 giugno, è un esempio di molto positivo, grazie a iniziativa in primo luogo della signora prefetto, direi che è stata un esempio di visibilità di tutto il bello che c'è nel territorio. È una mattinata di festa, la festa della Repubblica, che ha messo in evidenza davvero tutte le risorse umane, le risorse di impegno, sia a livello di istituzioni che a livello anche di associazioni o di privati cittadini, che tessono, diciamo così, quotidianamente questa trama di una comunità che è una comunità coesa, una comunità solidale. L'attenzione ai giovani credo che significa preparare il futuro e guardare al futuro con fiducia, con speranza, e quindi abbiamo bisogno di dedicare a loro una particolare attenzione. Questa mattinata ha manifestato questa attenzione, gli scout, ma non solo, le scuole, l'orchestra dei ragazzi, dei bambini, insomma. Quindi bella mattinata che ci fa bene e ci permette di guardare avanti con fiducia.